Mezzo milione di euro per le associazioni sportive impegnate nell'attività di base, oggi più che mai limitata, per non dire compromessa, dalle restrizioni anti-Covid. E la somma messa a disposizione dalla Regione Piemonte attraverso il CONI, che si aggiunge ai 4 milioni e mezzo già stanziati per lo sport dalle Riparti Piemonte. L'annuncio arriva dall'assessore allo sport della Giunta Cirio, il leghista Fabrizio Ricca, in un'anomala conferenza stampa all'aperto di fronte agli uffici della Regione in Piazza Castello, insieme al presidente regionale del CONI, Gianfranco Porqueddu. Abbiamo deciso di venire in soccorso al mondo dello sport di base, perché è quello più penalizzato dal DPCM vigente, che gli vieta qualsiasi tipo di attività. Dopo il lockdown, un ristoro del bonus Piemonte con i 4.000 euro d'associazione è stato importante, ma tante di queste oggi rischiano di non riaprire più a causa appunto di queste nuove restrizioni. La Regione ha deciso di svuotare completamente le casse, mettere a disposizione un ulteriore mezzo milione di euro, arrivando a 5, per poter andare a dare la possibilità di far sopravvivere queste associazioni sportive e dare anche un po' di speranza. Per lo sport, per la Regione, è un aiuto alla sanità, è un sistema di inclusione sociale che deve permettere a tanti giovani, tanti ragazzi di potersi muovere liberamente. Questo succede se le società sportive alla fine della pandemia saranno ancora vive ed è per questo che la Regione si impegna. Beh, io credo che il messaggio più bello che è stato dato dalla Regione è stato quello di mettere a disposizione ancora del mondo sportivo 500.000 euro. Dopo i 4 milioni e mezzo messi a disposizione a maggio-giugno e dopo i 550.000 euro messi a disposizione dal CONI, credo che ancora 500.000 euro assolutamente fondamentali. Come ha detto l'assessore, raschiando il fondo del barile, no? Con grande avvedutezza, perché l'avevamo riservato proprio per un evento di questo tipo, che la pandemia non ci abbandonasse. Difatti questo è successo e noi siamo stati pronti.